Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati agli ascoltatori del podcast e ben ritrovati per il processo alla tappa, tappa 4 e anche oggi che tappa abbiamo visto? Fin dai primi chilometri l'abbiamo vista movimentata con un attacco di Filippo Ganna, ma piuttosto andrei a vedere cosa è successo all'arrivo. Poi guardiamo anche cosa è successo ovviamente durante tutta la tappa, perché comunque anche oggi ci sono stati dei colpi di scena. Meno 4, un attacco folle di Filippo Ganna prima del capomele. Ieri ve lo avevo accennato che poteva accadere una cosa di questo genere ed è successa. Non avevamo nominato però purtroppo Filippo Ganna, me lo sono dimenticato. Comunque ha voglia di vincere, si è visto. Ha voglia di far bene in questo Giro d'Italia, anche in queste tappe. E ha fatto una bellissima azione, peccato che appena è partito si sono messi a tirare. Ovviamente lo conoscono, ovviamente conoscono il bicampione del mondo a cronometro Filippo Ganna e sanno che non possono lasciargli troppo spazio. E per questo parte meno 4 all'inizio del capomele e si accorge subito però Matteo Trentin della Tudor che si mette a tirare davanti a tutta assieme alla squadra. Ci ha provato poi Van Poppe della Bora, ci ha provato Pasqualon, ci ha provato Fiorelli, poi in solitaria a rientrare, ma niente da fare. Un attacco bellissimo, un attacco che ha reso questa volata incerta fino agli ultimi 500 metri, quando poi la Trek è riuscita a chiudere. È riuscita a chiudere in un momento perfetto, perché abbiamo visto nell'inquadratura con Sonny neanche l'ultimo chilometro, sono stati i 500-600 metri, è andato a riprendere Filippo Ganna, si è messo davanti, perfetto, oggi perfetto il treno per Jonathan Milan, è riuscito a lanciare Jonathan Milan verso la sua seconda vittoria al Giro d'Italia. Quando l'ha lanciato c'è stato un momento che ho pensato che il treno Visma che stava arrivando a doppia velocità tirato da Christophe Laporte poteva impensierare Jonathan Milan, invece non ci sono stati problemi per lui perché ha sgomitato un po' con Olaf Koy e poi è partito lungo, come siamo abituati a vederlo, fa delle volate lunghissime, parte lungo e li lascia tutti là, ha provato a affiancarlo anche Tim Merlier, il vincitore di ieri, ma non ce l'ha fatta, poi è sprofondato dietro in sesta posizione. Bellissima vittoria di Jonathan Milan e il quartetto azzurro ha reso questa tappa ancora più bella, dai meno 4 dall'attacco di Filippo Ganna, poi con Sonny che è andato a chiudere e poi Jonathan Milan come ha chiuso la volata e come è andato a vincere. In seconda posizione oggi c'è Phil Bauhaus, l'ex compagno di squadra di Jonathan Milan e questa è la classifica dei 10. Da notare, ottimo piazzamento per Davide Ballerini ed Enrico Zanoncello per i corridori italiani. Bellissima volata, rimasta incerta, fino all'ultimo proprio, il capomele. Io pensavo che in realtà faceva più la differenza, ma sembra che ci sono stati particolari problemi nei velocisti. È rimasta sicuro nelle gambe a qualcuno. L'unica piccola cosa che mi sento di dire in realtà sulla leader 3, che secondo me ha sbagliato, è stata quella di tirare tanto e di trovarsi alla fine senza uomini. Perché per fortuna aveva con Sonny, ma quando si sono trovati sul capomele non c'era nessuno che poteva andare a tirare per andare a chiudere. Per fortuna le altre squadre avevano l'uomo che poteva andare a chiudere, però se non era per gli altri uomini arrivava senza problemi Ganna. Quindi l'unica cosa che hanno sbagliato, secondo me, è questa. Invece andiamo a vedere cosa è successo nei primi chilometri, perché ce n'è da parlare, c'è stato il ritiro di Bini Girmay, sfortunatissimo, perché in 5 minuti è riuscito a cadere due volte, prima una caduta di gruppo che ha coinvolto diversi corridori, lui sembrava quello più acciaccato, nella caduta degli uomini di classifica c'era anche Ben O'Connor, ma dopo qualche minuto è ripartito, Bini Girmay ha cambiato bici e dopo poco è ricaduto, è scivolato in una curva, non se l'è più sentita e ha abbandonato la corsa. Giro d'Italia che è una corsa stregata per lui perché anche 2 anni fa quando aveva partecipato per la prima volta e aveva anche vinto una tappa dominando l'ha dovuto poi ritirarsi perché festeggiando il tappo della bottiglia di Astoria gli era andato nell'occhio e gli aveva provocato poi un danno e si è dovuto ritirare. Quindi stregata per Bini Girmay la corsa, no? Ma chissà se lo vedremo al Tour de France e chissà che ambizioni potrà avere, vediamo cosa ci riserverà il futuro per Bini Girmay. E non abbiamo parlato invece di come è partita la corsa, oggi per la corsa è partita con una fuga rispetto a ieri, qualcuno ci ha voluto provare, in 4 uomini all'inizio davanti, troviamo sempre Calmejan che vuole 3 punti per la maglia blu, troviamo per la Evlo lo spagnolo Muñoz
e De Bod per la EF, e in questi quattro uomini troviamo anche Filippo Ganna. Filippo Ganna, che era di troppo nella fuga, lo ha capito dopo qualche chilometro, o gliel'hanno fatto capire gli altri fuggitivi, perché il gruppo non li voleva lasciare andare, erano arrivati un minuto, ma non gli concedevano più spazio, giustamente perché non puoi lasciare Ganna davanti. E quindi Ganna si è fermato e fuggitivo hanno guadagnato poi 5-6 minuti senza problemi. Calmejan ha fatto il gran premio della montagna, ha preso i punti e poi si è staccato, e poi sono rimasti in due, e sono stati anche loro ripresi appena prima del Capomele, quando mancavano all'incirca 10 km. Sono stati molto bravi perché hanno reso la vita difficile al gruppo, anche se hanno controllato senza problemi. E questo è come è andata la tappa di oggi, che ci ha riservato il ritiro di Binninger. Mai una tappa piatta, ma comunque non è stata una tappa noiosa, perché c'è stato un finale bellissimo, comunque incerto fino all'ultimo, e stavamo tutti sperando che il tentativo di Ganna andasse in porto. E con questo andiamo a vedere la tappa di domani. La tappa di domani sarà la Genova-Lucca, la tappa numero 5, con da 178 km e 1800 metri di dislivello. I primi 80 km sono quelli più bossi, quelli che secondo me avvantaggeranno la fuga, e molto probabilmente secondo me anche domani ci sarà Lilian Calmejan per difendere i punti della maglia blu. Lì nella prima parte di tappa c'è la maggior parte di dislivello. Gli ultimi 10 km saranno comunque piatti, e quindi le montagne, le piccole asperità che ci saranno durante la giornata, secondo me non daranno fastidio ai velocisti, o se gli danno fastidio in qualche modo riusciranno a rientrare per andare a disputare la volata finale. E andando a vedere i favoriti della tappa di domani, secondo me sono molto simili alla tappa di oggi, perché ancora più da ruote veloci, non essendoci nessun strappo finale, non essendoci qualche insidia. E detto questo, andiamo proprio a vedere i favoriti. Come le ultime due tappe, i miei due favoriti rimangono Jonathan Milan, perché ha fatto vedere in queste due tappe quanto forte va, e l'altro favorito è Olaf Koy. Dietro di loro andiamo a vedere i corridori a tre stelle invece. A tre stelle invece ripropongo Tim Merlier, l'ex maglia Ciclamino, che comunque è una ruota molto veloce e non è da sottovalutare. Assieme a lui io vi direi anche Bauhaus e Fabio Jakobsen a tre stelle. Essendo un arrivo un po' più piatto, gli si addice di più all'olandese, secondo me vuole vincere una tappa del Giro d'Italia. Anche se non è detto che la potrà disputare lui, perché il suo compagno di squadra, che in questo caso lo mettiamo ad una stella, Tobias Andersen, che poco fa al Giro di Turchia ha vinto tre tappe, comunque è un uomo molto veloce, e se non fa la volata uno la farà l'altro, e secondo me possono essere davanti. E dimenticavo di nominare Caleb Groves, è andato molto bene nelle prime due tappe, oggi è arrivato terzo, e occhio anche lui domani. E l'ultimo uomo che vi dico ad una stella, secondo me, sarà Madis dell'Intermarché, un corridore veloce, è giovane e con la scusa che non c'è più Girma in squadra potrà prendere lui la leadership del team. Oggi è arrivato nono, comunque ha fatto una volata in rimonta, vediamo domani cosa combinerà. E detto questo, è arrivato il momento che anche voi dovete inserire qua sotto i vostri favoriti, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Se lo fate, siete dei grandi, sapete che dopo ogni tappa del Giro d'Italia ci sarà il resoconto e ci sarà poi l'analisi dei favoriti e l'analisi della tappa del giorno dopo a fine di ogni tappa. E spero che questo contenuto vi sia piaciuto, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!